Ciao a tutti e bentornati sul canale di 2 minuti con Paolino. Oggi, finalmente, per qualcuno, parliamo di grammatica. Non ho mai parlato di grammatica, vi spiego il perché. Non sono mai stato uno che la grammatica se l'è andata a studiare sui libri, o meglio, solamente un po'. Io la grammatica ho avuto la fortuna appunto di viaggiare molto e l'ho imparata man mano che parlavo con persone madrelingua, per esempio, no? Quindi sono stato abbastanza fortunato. La mia grammatica tuttora non è perfetta, ok? Però c'è una cosa che mi dà molto fastidio ed è quando, per esempio, dobbiamo scrivere qualcosa in inglese e lo scriviamo. E facciamo errori quando lo scriviamo. Quello mi manda in bestia. Perché? Perché la maggior parte delle volte che dobbiamo scrivere qualcosa abbiamo tempo per ricontrollare, ma non sappiamo come farlo, oppure non lo facciamo, non lo ricontrolliamo, e quello mi manda in bestia perché il tempo ce l'avremmo. Per esempio, io tuttora, quando devo scrivere qualcosa, e questa cosa è pubblica, che ne so, un post su Facebook in inglese. Tuttora, pur sapendo bene l'inglese, vado a controllare come l'ho scritto, sempre. E se ho un dubbio su qualcosa, vado su Google, ragazzi, è semplicissimo. Fate una googolata al volo e lo sapete immediatamente se avete scritto giusto o sbagliato. Quindi oggi parliamo della forma in ing dei verbi, come va scritta correttamente. Queste sono cose che potete trovare su Google tranquillamente. Io ho provato. Sono qua da mezz'ora che sto cercando un modo per renderlo divertente in modo tale che voi ve lo ricordiate di più. Non ce l'ho fatta. Per ricordarmi meglio qualcosa, io di solito lo trasformo graficamente, ok? Quindi che ne so, magari due lettere le trasformo in un fumetto e che ne so, quei due fumetti vanno d'accordo, quindi le lettere vanno d'accordo, oppure quei due fumetti non vanno d'accordo e le lettere non vanno d'accordo e quindi non si può fare, non, eccetera, eccetera, eccetera. Io ci ho provato, ok? Con queste lettere non ce l'ho fatta. Quindi sono quattro regole semplicissime. Perché vi dico queste quattro regole? Ma non perché dovete impararle a memoria, no, assolutamente, perché ci sono talmente tante regole nell'inglese che se le impariamo tutte a memoria non ci stiamo più dietro, ragazzi. Però perché ve le dico? Perché spero che dicendovi queste regole vi rimanga in mente e quindi ogni volta che vedete una forma in ing andate su Google a controllare, fate un double check su Google, ragazzi, nel senso, neanch'io me la ricordo sempre e soprattutto ci sono talmente tanti verbi in inglese che ogni volta anch'io vado a ricontrollare. Quindi quello che voglio dire è non bisogna imparare la memoria, ragazzi, bisogna solamente ricordarsi che lì potrebbe esserci un errore. È molto facile sbagliare. Quindi cosa facciamo? Ogni volta che lo vediamo andiamo a guardare su Google, ok? Se invece siete ancora a scuola e avete un test da fare e ve le imparate a memoria, ragazzi, sono quattro, non sono la fine del mondo, ok? Cominciamo subito con tre verbi che finiscono con la lettera Y, tre esempi, quindi play, fly e study, visto che parliamo di scuola, play, study and fly, finiscono tutti con la lettera Y. Se noi dobbiamo aggiungere la forma in ing, cioè noi dobbiamo aggiungere l'ing alla fine, quindi playing, flying and studying, non cambia assolutamente niente, dobbiamo solamente aggiungere ing, la Y rimane lì. E aggiungiamo ing, quindi playing, studying and flying. Molto semplice, quando finiscono con la lettera Y, non facciamo altro che aggiungere ing. Prima regola è questa. Seconda regola, quando i verbi finiscono con la lettera E, cosa facciamo? Attenzione, se la lettera E è preceduta da consonante, come per esempio dance or fake fare finta, no? Quando li trasformiamo nella forma in ing, quindi dancing and faking, la E va tolta, ragazzi, eliminata e diventa dancing, faking, senza la E, ok? Quindi dancing direttamente dopo la C mettiamo la ING e faking direttamente dopo la K mettiamo la ING. La E va eliminata, ragazzi. Regola numero 3. Quando i verbi finiscono con doppia lettera E, quindi come agree and see and agree, cosa facciamo? Beh, see and agree, la doppia lettera E va d'accordo con la ing della forma in ing, quindi non facciamo neanche lì assolutamente niente. Seeing and agreeing, la doppia lettera E rimane e aggiungiamo ing, quindi seeing, agreeing, doppia lettera E, ing. Facilissimo. Invece la quarta regola è quella un po' più difficile, lo è stato per me, lo è per tutti quanti, ok? Quando il verbo finisce con lettera I e lettera E, per
per esempio die and lie, cosa facciamo con la lettera i e la lettera e? Le eliminiamo e vengono sostituite con una lettera y. A quella lettera y aggiungiamo ing, quindi lying and dying. Dying diventa d y più ing, ok? Lying diventa l y ing. Vanno eliminate le lettere i e le sostituiamo con la lettera y. A quella lettera y aggiungiamo ing alla fine, ok? Queste sono le quattro regole, ragazzi. Sembrano facili, si dimenticano facilmente, me le dimentico tuttora. Se sono verbi che ho già visto e ho già usato, allora mi viene automatico scriverlo in una certa maniera, ma se sono verbi nuovi che non ho mai visto, faccio fatica anch'io e quindi vado sempre, sempre a ricontrollare. Ripeto, non dovete per forza imparare la memoria, vi consiglio però di starci attenti più spesso, tutto lì. Quindi una volta che vedete un verbo in ing o dovete trasformare voi, dite, ah, però aspetta, perché mi ricordo che c'erano quattro regole. Andiamo a vederle. Mi raccomando, andate a seguirmi su Instagram, posto video molto più corti, molto più immediati, posto anche degli esercizi quasi tutti i giorni. E altrimenti schiacciate subscribe alla fine di questo video per iscrivervi a questo canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!